La valorizzazione del patrimonio archeologico del Molise ha vissuto oggi un momento importante. All'università è stato inaugurato il laboratorio di archeologia del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione. Sono state presentate le attività del laboratorio che, oltre a proporsi come un luogo di didattica e di ricerca scientifica aperto alla collaborazione con gli altri enti operanti nel settore dei beni culturali, offre supporto logistico e operativo ai gruppi di ricerca e ai singoli studiosi. E siamo nel fascino di un laboratorio di archeologia, conquistati tutte queste cassette con dei numeri e i nomi dei comuni. Che lavoro fate qui dentro? Allora, questo laboratorio è nato in primo luogo per raccogliere e poter disporre dei materiali archeologici provenienti dagli scavi che il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell'Università del Molise svolge nel territorio. E come lei diceva, leggete anche i nomi sulle cassette, sono materiali provenienti dagli scavi a Sant'Elia Pianisi, a Pesca e San Giuliano del Sannio, che l'Università conduce già da diversi anni insieme ai colleghi e alle nostre colleghe, la professoressa Ciliberto e la professoressa Cuozzo, e che diventerà un punto di riferimento per l'intera regione, perché grazie alla collaborazione con la sovrintendenza e la stessa regione, i comuni, gli scavi che noi conduciamo e quelli che stanno per partire e che a breve avremo modo anche poi di illustrare in questi siti, consentiranno di ricostruire un ulteriore tassello della storia della regione Molise. Una storia che è ricca, è piena di informazioni, è piena di dati su tanti siti, anche alcuni dei quali, come quelli che dicevo prima, di cui parlavo prima, poco noti. L'idea era questa, che il patrimonio archeologico della regione Molise è un patrimonio importantissimo per questo territorio, di grandissimo valore dal punto di vista archeologico e che può essere probabilmente utilizzato anche per aumentare ulteriormente l'impatto che il nostro territorio ha. In questo senso l'università, come sempre, naturalmente farà la sua parte. E se anche questo laboratorio di oggi rappresenta il risultato di quando le istituzioni lavorano bene insieme, intorno allo stesso tavolo per un obiettivo comune, che è la cosa più importante.